Ciao miei cari, eccoci di nuovo insieme nella mia cucina con la ricetta che vi avevo promesso, cioè la maionese ultra fast, cioè velocissima, non sporca niente e si fa direttamente nel recipiente dove poi dovrà essere contenuta. Gli ingredienti che vi serviranno sono solamente 200 ml di olio, un uovo se è di media grandezza, altrimenti se è piccolo due. Un cucchiaio di aceto, oppure se non vi piace l'aceto, il limone, ed infine un pizzico di sale. Ovviamente la potete aromatizzare come meglio gradite, quindi potrete aggiungere gli ingredienti che più desiderate. L'importante, quindi l'ingrediente segreto per far uscire questa maionese, è che tutti gli ingredienti, quindi l'olio, l'uovo, l'aceto e anche il barattolo di vetro, siano freddi, perché così uscirà la maionese densa. E ora vi faccio vedere in tempo reale quanto ci si mette per fare questa maionese. Seguite attentamente tutto quello che farò. Siamo pronti, via! Allora, innanzitutto mettete l'uovo dentro il recipiente, poi l'olio. Ricordate, non l'olio di oliva, ma solo l'olio di semi, l'aceto. E ovviamente il sale, perché altrimenti la maionese è bamba. E adesso prendete il mini pin, che è uno strumento necessario per fare questa maionese, infilatelo nel vostro barattolo e immergetelo fino al fondo e mettetelo alla massima velocità. Se ha una velocità unica, tenete premuto per almeno 6 secondi e ora guardate l'effetto. 1, 2, 3. Bene ragazzi, la maionese è finita. Quanto tempo ci abbiamo messo? Un paio di secondi. Quindi la dovete conservare in frigo, assolutamente come tutte le maionesi. Non ha una durata lunga, perché non è come le maionesi che comprate nei supermercati, quindi vi consiglio di consumarla entro massimo 5 giorni. Quindi spero che vi sia piaciuta la ricetta, vi mando un bacio, alla prossima!